Fare ricerca storica sulla Resistenza oggi ha un significato importante e profondo per me, perché penso che conservare, proteggere e custodire sia uno dei principali doveri da trasmettere alle giovani generazioni e rappresenti una forma di cittadinanza attiva. Fare ricerca sul periodo della Resistenza ha grande importanza perché si diventa custodi e fautori di quei fautori e fautrici di quei valori su cui si fonda il nostro vivere civile. In particolare, io mi sono occupata della resistenza femminile proprio perché spesso è stata taciuta, rimossa e volutamente o alcune donne hanno preferito conservare l'esperienza vissuta nel proprio intimo, nel proprio cuore, senza, diciamo, raccontarla, tramandarla e quindi riscoprire queste esperienze è molto prezioso sia dal punto di vista storico, ma anche e soprattutto dal punto di vista femminile, perché a causa di quella peculiarità propria delle donne di definirsi anche attraverso l'esperienza di altre donne che vengono riconosciute come sorelle e contribuiscono alla definizione della propria identità. Questo ha un po' rappresentato per me la ricerca su Giovanna Boccalini Barcellona. Riscoprire lei come donna e cittadina ha permesso di riscoprire anche me stessa.